Da rotolino a quadretto molto carino è davvero un attimo. Ciao a tutti e benvenuti da Ombretta su Arte per Te, nuovo video. Oggi un video molto particolare, ragazzi, un video in cui vi ho confidato quello che passa nella mia mente mentre faccio qualcosa di creativo, e il qualcosa di creativo è anche dato da questo andamento, da questo flusso di coscienza che vi ho così sbrodolato durante il video. Ma prima di vedere come fare diventare un rotolino un quadretto molto carino, mi va di ricordarvi che come sempre vi aspetto in tutte le librerie con i miei due gioielli, il ricettario dell'arte, il libro all'interno del quale custodisco tutte le mie ricette inerenti ai materiali dell'arte e della creatività, come fare le paste modellabili, come fare tutti i tipi di colori, come fare tanti tipi di vernice, come fare tanti tipi di finiture, come fare tanti tipi di medium. Trovate tutte le ricette passo passo, fotografate punto per punto, è il grande libro del colore, il libro all'interno del quale vi svelo tutti i segreti sul colore, tante curiosità sulla nascita del simbolismo del colore, come creare le singole tinte partendo dai colori primari, come adattare insieme i colori seguendo le regole appunto che meglio il cervello recepisce per far comprendere, scandire all'interno della nostra testa tutte le vibrazioni che il colore emana, come comunicare attraverso l'utilizzo sapiente del colore in tutte le librerie fisiche ed online, edito dalla Gribaudo. Bene, ora che vi ho detto tutto, ci spostiamo sul piano da lavoro per trasformare questo rotolino in un quadretto molto carino. Oggi avevo voglia di un video semplice di grande però impatto interiore, uno di quei video durante i quali io possa parlarvi, possa condividere con voi delle emozioni, non soltanto dal punto di vista parlato, ma anche dal punto di vista creativo. Cose semplici vado a snocciolare tramite una creazione fatta con rotoli di carta igienica, anime di rotoli di carta igienica, il tappo di una confezione di scarpe, taglia balza, forbici, colla, una buona colla, potete usare anche la colla a caldo, ma per i ritmi che avrò oggi preferisco questa, e iniziamo a lavorare insieme. E nel mentre magari vi parlo un po'. Innanzitutto questa base rettangolare voglio renderla quadrata, quindi ne taglierò un pezzo e unirò la sponda. All'interno di questa scatoletta farò il mio quadretto tridimensionale utilizzando semplicemente dei rotoli di carta igienica che vado a strappare così e sto attenta che non abbiano dei lati che non risultino strappati in evidenza, cioè tutta la parte che voglio che emerga verso l'alto vado a sfrangiarla in qualche maniera. Strappo in più strisce, cioè di ogni rotolo faccio più strisce, non faccio una striscia sola. Voilà, ok, le più basse saranno alte più o meno come la sponda del vano che li accoglierà, mentre le più alte poi vedremo, le faremo insieme. Comincio ad arrotolare su se stessi questi ex rotoli, diciamo così, facendo in modo che la parte bassa crei una base unica. Quindi quello a cui starò attenta è che tutta una base coincida. Voilà, scelgo un punto, metto un bel po' di colla più ampia rispetto a quella
con cui ho fatto il giro e faccio aderire il mio lavoro. Con qualunque strumento io abbia a disposizione, abbasso quello che è il giro delle mie volute e lo faccio proprio combaciare con la pavimentazione, ok? E lascio asciugare. Faccio la stessa cosa con l'altro pezzo di rotolo che mi era rimasto. Oggi volevo girare un video in voice over perché non mi andava di parlare, non sono al 100%, però poi non ho voluto perdermi questa occasione di stare anche oggi in vostra compagnia, anche perché magari condivido con voi qualche dubbio, qualche incertezza. Voi mi vedete sempre così sicura, certa di quello che sto facendo, invece in questo periodo sto passando proprio un periodo pieno di incertezze. Ed è giusto che voi ne siate a conoscenza, perché magari potete capire anche l'animo che c'è dietro ad ogni mio lavoro, o la volontà di fare, malgrado la testa sia altrove. Bene, la mia testa in questo periodo è abbastanza altrove, sto prendendo delle decisioni molto importanti per il mio futuro. E la cosa buffa è che per quanto io prenda decisioni importanti per il mio futuro, poi queste decisioni non dipendono mai da me. Posso mettere in atto gli strumenti affinché queste si realizzino, ma poi ci sarà sempre qualcuno, chiamalo destino, chiamala situazione, chiamala va come deve andare, che deciderà al posto mio. E non mi nego che questa cosa mi urta non poco, perché dopo che uno profonde tanto impegno, tanta fatica nel fare le cose, a volte la vorrebbe la certezza del risultato, non pensate? Forse è per questo che mi piace fare arte, perché bene o male qui il risultato dipende da me, da quanto io ci creda, mentre nella vita molto spesso non è così. Tu puoi crederci tanto, puoi crederci all'infinito, ma poi certe cose non avvengono se non devono avvenire. E tu rimani lì a domandarti, ma se avessi fatto questo, ma se avessi fatto quest'altro, quando in realtà non ci potevi fare proprio nulla. Continuo ad avvolgere attorno a ciò che ho fatto. Così. Questa volta, come vedete, allargo le spire. Poi non le lasceremo così vuote, eh? Poi le andremo tutte quante a rimpinguare. Aprendo la colla, unirò questo pezzetto qui con il margine della mia scatola. Tenete fermo, eh? Guidate voi il percorso che deve avere. E se volete, mettete in mezzo qualche spira di carta in più. Ed eccomi qui a parlarvi di cosa mi piace fare quando voglio occupare la testa. Quindi lavorare la carta è una delle mie più grandi passioni, forse non ve l'ho mai detto, ma forse l'avrete capito anche dai tanti tutorial che ho dedicato a questo bellissimo materiale. La carta è una delle mie più grandi passioni, è un materiale duttile, resistente, modellabile se lo si vuole, differente nella sua similitudine tra tipo e tipo. Ce ne sono tanti tipi, ma tutti diversi l'uno dall'altro. E quindi, così, quando voglio dedicarmi a me stessa, è difficile che io mi dedichi a un lavoro disegnato, dipinto, perché quelli non mi distraggono, mi fanno molto pensare. Questa è la mia comfort zone. E oggi avevo bisogno di un po' di coccole da parte della carta. Guardate, apro il rotolo e taglio strisce, questa volta un po' più alte. Voilà. E le vado a inserire via via a colmare
le lacune. Ricordatevi che sia sempre stracciata la parte che è in superficie. Se vedete che la colla è troppo poca, mettetegliene un po'. E vi dicevo, sono anche un po' arrabbiata perché, sapete, dopo tanto fare, tanto costruire, dover decidere per il bene del proprio figlio di dover lasciare tutto e andarsene non è una bella cosa. Purtroppo la mia Sicilia mi ha tradita. Non mi ha voluta, o quantomeno mi vuole, ma a patto che sia zitta e buona. E io non so stare zitta e buona. A me piace partecipare della vita. E se ci sono cose che non vanno, non posso fare finta di nulla e girarmi dall'altra parte. Allora voi potreste dire, ma allora fai in modo che le cose vadano, non te ne andare, non abbandonarla pure tu. È impossibile, non si può. Non posso farlo, non ho gli strumenti per farlo, non sono capace. Ho provato a cambiare le cose, ma ero sempre la strana, sempre la persona che faceva problemi, sempre la polemica. Perché qui tutti si lamentano, ma in realtà quello che si vive qui va bene a tutti, perché accomoda un po' tutti. Accomoda tutti quelli che vogliono essere accomodati, naturalmente. Chi non scende da accomodamenti, chi non chiede favori, chi non va dagli amici per ottenere ciò che gli spetta, chi fa le cose e vorrebbe che i propri diritti fossero rispettati, chi vuole lasciare la macchina sotto casa o la Vespa o quello che sarà per essere e pretenderebbe di ritrovarla. Beh, qui non lo puoi fare, qui sei alla mercé degli altri. E quindi ora la mia speranza sta in una telefonata, anzi in una mail. Mi chiameranno? La libertà di mio figlio deriva da una telefonata. Tutto quello che potevo fare l'ho fatto. Ho studiato quanto più non avrei potuto. Ho fatto tutto quello che potevo fare. Ora aspetto una telefonata. E mentre l'aspetto, dico una telefonata, ma sarà una mail, se ci sarà mai. E mentre l'aspetto, dico, ma è veramente quello che voglio? Non lo so. Mi sarebbe piaciuto un altro epilogo? Sicuramente. Lasci una terra bellissima? Sì, lo so. Ma tu ce l'hai il lavoro, perché ne cerchi un altro? Purtroppo perché al nord non si vive come al sud, ci vogliono più soldi e non lo so se con quello che guadagno io qui posso vivere bene anche al nord, quindi mi serve anche un altro lavoro. E da questo dipende il mio spostamento. Ora mi zittisco un po' e vado avanti. Se mi viene qualcos'altro da dirvi, però, stoppo il velocizzatore e vi parlo. Cosa faccio? Riempio tutte le volute con queste strisce di carta e creo dei vortici. Questa è la mia famiglia, il nostro vortice. Andiamo. Voilà. E dopo un bel po' di parlare, un bel po' di pensare, eccoci giunti alla fine del nostro lavoro. Libero gli angoli che oramai sono belli che tirati, asciutti, quindi appiccicati. E la nostra formella decorativa è bella e pronta per adornare un angolo di casa. Ora vi faccio vedere quanto è bella messa da qualche parte nel mio studio. Ditemi cosa ne pensate.
Non so se voltare questi, forse li voglio mettere alla rovescia, non lo so, non lo so, vedremo. E adesso veniamo agli adattamenti. Se vogliamo fare questo tipo di lavoro con un ragazzo con disabilità, l'unica accortezza che dovremmo avere è quella di innanzitutto usare magari non il rotolo di carta igienica che è troppo spesso, ma un cartoncino in fogli. Un cartoncino in fogli non troppo grammato sarà molto più semplice da strappare. E la seconda cosa che posso suggerirvi è quella di tracciare sulla base della mattonella i segni su cui appiccicare la carta. Magari l'applicazione delle volute non verrà così fitta, ma vi posso assicurare che l'imprecisione, il fatto che magari si sgualcisca maggiormente la carta, andrà a riempire ugualmente tutta la mattonella. È un lavoro che molto ben si presta anche alle persone con disabilità intellettiva lieve, con autismo, anche per sviluppare la motricità fine, quindi potrà veramente servirvi come stimolo, perché anche la carta ha una buona texture da far toccare, quindi è abbastanza coinvolgente come materiale. Bene. Grazie per essere stati con me lungo tutto il corso di questo video, per aver accolto anche le mie considerazioni, per avervi anche aperto quel cassetto di creatività pratica, perché quando io creo molto spesso quello che viene fuori deriva anche dal pensato, no? Durante la creazione. Ho voluto condividere con voi quelle che oggi erano le pieghe del mio pensiero. Se questo video vi è piaciuto, mi raccomando, regalatemi un pollice in su, una condivisione e noi ci rivediamo subito dopo le foto. Ciao! Che bello! È proprio una piccola opera d'arte. Adesso magari messa così non dice granché, ma immaginatevela in una parete, magari una composizione di moduli a quattro o uno sotto l'altro con motivi differenti, viene un qualcosa di davvero bello, a impatto veramente basso. Io ho utilizzato qui per questioni di tempo una colla aceto vinilica. Se volete abbassare ulteriormente l'impatto ambientale, potete usare la colla vinilica o anche la colla di amido, che è la colla ideale anche per le carte. Trovate le ricette qui. Allora, quindi un quadretto veramente veramente carino. Vi ho parlato anche degli adattamenti se vogliamo condurre questo tipo di lavori con ragazzi con disabilità, per chi ha una motricità fine un po' compromessa, per chi magari si spazientisce molto velocemente, per chi invece vuole concentrarsi in qualcosa di modulare e ripetitivo. Questo è un lavoro veramente che fa al caso vostro, potrebbe molto aiutarvi per far confluire un flusso di attenzione su un'opera che è di sicura riuscita, perché non è detto che debba venire fuori per forza questi vortici che rappresentano qui la mia famiglia, no? Ma può venire fuori qualunque cosa la vostra fantasia, il vostro flusso suggerisce. Naturalmente per le persone con disabilità io vi suggerisco di tracciare sul fondo un andamento da seguire e di strappare i pezzettini del rotolo in maniera più piccola, quindi fare dei micro pezzettini da far inserire in maniera conseguenziale a spirale, in modo da non dover gestire delle grandi lunghezze, da poter ridurre i tempi di attesa di adesione del pezzo e rendere quindi più spedita ed agevole la conclusione del lavoro. È un lavoro che può anche essere frazionato in tempi differenti, quindi si adatta
aperta praticamente ai tempi di tutti, e mi preme sottolineare questa attenzione che io da oggi avrò per tutti i contenuti di Arte per Te, lì dove potrò naturalmente, per adattare tutti i lavori in maniera quanto più inclusiva possibile. Allora, questo è un lavoro che veramente in una casa al mare, in una casa shabby chic, ma io lo vedo veramente in tutte le case. Spero che questo quadretto vi piaccia e spero che passerete con me tutta l'estate. Sta per partire il corso estivo di Arte per Te, dove faremo molte cose di questo tipo, anche un pochino più articolate. Quindi vi aspetto, se siete interessati, contattatemi su Messenger tramite messaggi privati e vi verranno dette tutte le coordinate per poter accedere al corso estivo di Arte per Te. Vi lascio qui giù in info box anche il link del video in cui ne parlo specificatamente e vi aspetto tutti e numerosi per trascorrere un'estate insieme. Bene, se questo video vi è piaciuto, pollice in su, condivisione, ci vediamo sempre qua per un prossimo video insieme. Da Ombretta e da Arte per Te è tutto, alla prossima volta. Ciao!